Buongiorno a tutti cari amici, nuovamente in video perché dopo le informazioni che vi ho offerto la settimana scorsa in merito al nuovo decreto promulgato dal primo ministro della Repubblica Moldova relativo alla possibilità dell'ingresso nel paese anche ai turisti stranieri, devo fare alcune precisazioni in quanto venerdì scorso, il 28 di agosto, è stata emessa la circolare del Ministero della Salute Pubblica che indica quali sono i paesi da cui è permesso l'ingresso, e anche una lista rossa che prevede invece i paesi da cui non è possibile arrivare, per i cittadini stranieri che vengono per motivi non essenziali, quindi anche per turismo. Attenzione, non solo arrivando da quei paesi, ma anche transitando quei paesi. Dico questo perché? Perché allo stato delle cose abbiamo in lista rossa anche paesi di obbligo di transito, quali Romania e Ucraina, che sono gli unici due paesi confinanti con la Repubblica Moldova. Per cui a questo proposito devo avvisare i turisti, cioè coloro che non hanno un motivo più che plausibile per entrare in Moldova, quale può essere un motivo d'affari, ricongiungimento familiare o quant'altro, non potranno raggiungere la Moldova per via stradale o di superficie. Rimane invece aperta la possibilità di arrivare per via aerea. Attenzione bene, sappiamo benissimo, ve l'ho già detto, che fino almeno all'11 di settembre non vi sono voli diretti dall'Italia, però è possibile arrivare con scalo però tramite un paese che è presente nella lista verde, ossia che non è presente sulla lista rossa. In questo momento è possibile arrivare in Moldova dall'Italia con voli facenti scalo in paesi come Germania, Gran Bretagna, Turchia o Bielorussia. Questi sono i quattro paesi ancora collegati con la Repubblica Moldova, da cui in partenza dall'Italia e facendo scalo in uno di questi è possibile entrare in Moldova senza obbligo di quarantena. Però attenzione bene, l'ingresso in Moldova per i turisti stranieri è limitato da quella lista rossa che, torno a ripetere, non permette l'accesso neppure se si arriva in transito da uno di quei paesi proveniendo dall'Italia. Quindi, ripeto ancora una volta per chiarezza completa, non è possibile effettuare il transito su Romania e Ucraina prima di arrivare in Moldova, a meno che voi non abbiate una società registrata in Moldova, un contratto di lavoro con un'azienda moldava, siete sposati con cittadini moldavi, avete dei vincoli quindi di parentela o di affari. Per il momento questo è quanto, dovessero esserci ulteriori novità ve le comunicherò. La lista emessa dal Ministero della Salute Pubblica si aggiorna ogni 14 giorni. In questo momento, visto che la Moldova prende come parametri di misura per includere o escludere dalla zona rossa i paesi che hanno più o meno di 50 casi attivi di coronavirus per ogni 100.000 abitanti. Attualmente, ultimi dati che ho potuto leggere riportano l'Ucraina con 69 casi per 100.000 abitanti, casi attivi, la Romania in una situazione leggermente più complessa perché siamo oltre gli 85 casi attivi per 100.000 abitanti. Quindi dovremo attendere la prossima lista che pubblicherà il Ministero della Salute Pubblica, prevista per il venerdì, se non erro, o 11 o 12 di settembre. Quindi a più tardi. Ciao!